Giuseppe Vitale della Proloco di Gildone, sesta edizione del Giro di San Martino, un momento di condivisione con tutto il paese, tante le presenze nonostante un po' la pioggia, tante persone che sono venute da fuori regione, ecco come sta andando? Grazie al moltissimo impegno che abbiamo messo tutti noi, siamo riusciti anche quest'anno a presentare un bellissimo Giro di San Martino, sesta edizione. Quello che voglio dire un po' a tutti quanti è veramente grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano e hanno organizzato le cantine in questi giorni, tutte le persone stanno dietro alle cantine, perché non è soltanto quello che attualmente ogni visitatore viene e vede, ma dietro tutto ciò c'è un grandissimo lavoro da parte di molte persone, non solo tanto dell'organizzazione. Un altro ringraziamento fondamentale va agli sponsor che ogni anno ci sostengono. Un altro ringraziamento lo vorrei fare comunque all'amministrazione che come ogni anno ci permette di utilizzare quasi l'intero centro storico durante il giro. L'impegno più importante che hanno messo i ragazzi è proprio nel preparare, nell'organizzare proprio la propria cantina. Veramente quest'anno hanno fatto un bel passo in più a differenza dell'anno scorso. Quello che c'è dietro le cantine, quello che c'è dietro è un intero paese che si mobilita, che si impegna e ci sono, abbiamo visto in tutte le cantine, no? Dai bambini ai ragazzi, alle persone più adulte che collaborano e collaborano per la riuscita dell'iniziativa, questa iniziativa che poi è un percorso enogastronomico ma è anche volto, come diceva lei, alla rivalorizzazione del centro storico, del borgo. Portare le persone a visitare quello che è il centro storico di Gildone. Sì, infatti sono ben 6 anni, anche qualcosina in più, che stiamo facendo un lavoro insieme a tutto il direttivo della Proloco, che veramente ci stiamo impegnando, sinceramente non è solo grazie a me, ma è tutto il direttivo che si sta veramente impegnando per rivalorizzare Gildone. Andiamo a vedere, non tutti conoscono Gildone, anche se è a 12 km qui da Campobasso. Grazie a questi eventi che stiamo proponendo durante l'anno, perché questo qui voglio ricordare che è il 16° evento dell'anno e ancora ne abbiamo altre 2 da fare nei prossimi mesi, però diciamo stiamo cercando di rivalorizzare un pochettino l'intero paese. In questo caso particolare andiamo a valorizzare l'intero centro storico. Il centro storico attualmente non ha cantine come queste, ma le andiamo ad allestire per l'occasione e far rivivere diciamo, un pochettino tutta la storia che qualche anno fa si viveva qui a Gildone, perché comunque le cantine c'erano come in tutti i paesi. Però diciamo, noi li facciamo rivivere un pochettino in una nota un pochettino più armonica, diciamo, più giovanile, voglio dire. Però sempre lasciando quei tocchi particolari che hanno proprio i centri storici. Ecco, tanto impegno, un impegno anche e soprattutto pregresso che parte diversi mesi prima e che questa sera, nonostante poi la pioggia, dicevamo, ha portato tante presenze da Roma ma anche da Termoli, da fuori regione, quindi bisogna essere soddisfatti. Sì, allora questo è una cosa che sinceramente a noi del direttivo fa veramente orgoglio, perché allora sapere che arrivano persone da Termoli, sono tornati molti paesani proprio dal Belgio, sono venute persone a visitarci da Roma, stanno da Trivento, un po' tutti i paesi qui lì, oltre ai paesi qui limitrofi, a noi sinceramente è un motivo di orgoglio, perché vuol dire che in questi anni stiamo lavorando abbastanza bene. Spero, o meglio, mi auguro che tutto questo impegno che in questi anni stiamo mettendo continui nel tempo. E niente, i lavori sono, diciamo, noi i lavori per il Giro di San Martino iniziamo circa
almeno per l'organizzazione logistica, almeno un 3 mesi prima, per poi, diciamo, ridurci nell'ultimo mese proprio nell'allestire le cantine, allestire, organizzare tutto, però avendo così molte, cioè, tantissime presenze, le persone, diciamo, ci dobbiamo organizzare abbastanza bene per far sì che l'evento sia al meglio, esca al meglio. Con Mattia nella cantina dedicata alla lassata, la prima cantina, e quindi abbiamo deciso di iniziare il giro di San Martino appunto con questo piatto tipico della tradizione di San Martino. Un piatto tipico accompagnato da del buon vino, musica, divertimento anche in questa cantina, tanti giovani. Sì, questo penso che sia il nostro punto di riferimento, il nostro compito è appunto quello di far divertire le persone che vengono qua ogni anno, e penso che comunque, visto che l'evento sta crescendo man mano, penso che ci stiamo riuscendo nel miglior modo possibile. Tanti giovani del paese in prima linea per questo evento, per il Giro di San Martino, che davvero è un evento ormai molto conosciuto, tante persone sono venute da fuori, è un modo anche per stare insieme, per voi giovani, per condividere davvero anche la rivalorizzazione del borgo, del centro storico di Gildone. Sì, sì, sicuramente. Il nostro paese è, diciamo, è piccolo, e quindi in occasioni come queste sicuramente ci riunisce tutti quanti, e per noi è un orgoglio, un piacere appunto fare manifestazioni come queste, perché ci rendono uniti e soprattutto vengono apprezzate da paesi limitrofi e non solo. E per noi, tutti noi della Prologo, del paese di Gildone, è soprattutto un orgoglio che, diciamo, questo riconoscimento viene appunto con le persone che vengono qui a divertirsi, a bere e mangiare. Ecco, il Molise che punta, no, su quello che di meglio ha, l'enogastronomia, è questo poi il segreto secondo voi, secondo i giovani, no? Ma assolutamente, il Molise si è visto stasera, nonostante le condizioni climatiche veramente pessime, il Molise si è visto, le persone sono venute, si sono divertite, hanno mangiato, bevuto, e sono state in compagnia di tutti quanti noi. Penso che questo è il Molise. Con Michela all'interno di quello che è stato un momento storico, culturale all'interno dell'evento qui a Gildone, con una mostra che racconta che cosa? Allora, noi ragazzi del servizio civile, io insieme all'altra ragazza e altri 3 ragazzi che purtroppo stasera non sono presenti, abbiamo riorganizzato questa mostra con l'approvazione dell'amministrazione comunale, ma questo è stata un'idea che è partita perché non volevamo solo promuovere la tradizione, quindi fatta col cibo, la musica, il vino, ma volevamo promuovere soprattutto la storia e la cultura del nostro paese. Gildone è un piccolo paese, però è ricco di storia, e lo scopo nostro era proprio quello di far conoscere, magari anche a chi viene da fuori, quello che è racchiuso in questo piccolo borgo. E abbiamo promosso questo video anche per far sì che i più giovani possano amare e apprezzare le bellezze naturali di questo territorio. Abbiamo visto delle persone che appunto hanno visitato la mostra, stanno guardando il video, sono anche delle persone che vengono da fuori, quindi avete avuto modo di spiegare qual era il vostro obiettivo. Sì, abbiamo avuto modo di spiegarlo e il riscontro è stato abbastanza positivo, almeno fino al momento, e speriamo sempre in meglio. Con la riscoperta della storia, delle origini, delle tradizioni, dall'enogastronomia poi alla cultura, l'aspetto culturale passa dai giovani, per mano dei giovani. Sì, è proprio quello era lo scopo, perché molte volte si tende a trascurare questa parte, soprattutto nei piccoli borghi, e questa è la cosa che noi non vogliamo che succeda, per questo
cercando in tutti i modi di rivalutare il nostro territorio e quindi promuoverlo al meglio. Amici di Viaggio in Molise, il nostro viaggio qui a Gildone per il Giro di San Martino termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, 96 per chi ci segue dall'Abruzzo, 880 invece per chi ci guarda dal Lazio, ma potete continuare a guardare tutte le puntate di Viaggio in Molise anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e io vi do appuntamento al prossimo Viaggio in Molise.